Allora, oggi parliamo di cinema. Siamo arrivati fino a qua, fino a Mougins, sulla Costa Azzurra, un piccolo paesino della Costa Azzurra. Non direi montagna, però siamo saliti un po' per arrivare fino a qua. Oggi parliamo di cinema perché oramai sono 50 anni. Veniva prodotto dalla TV francese una pellicola, un film dal titolo Envolée Belle. In Italia è uscito con il titolo di Amedeo che volava, la romantica storia di Amedeo che volava. Una pellicola molto di nicchia. La Rai ha trasmesso questo cortometraggio nel 1972, lo ha ritrasmesso nel 1977, sono più di 40 anni che non viene più trasmesso. Avete visto prima qualche immagine, questa immagine favolistica di Amedeo che volava, questo maestro, questo instituteur. Noi siamo arrivati fino a qua, a Mougins, perché questo film è stato girato in questa piazza. Vi faccio vedere anche qua questo albero con questa aiuola, dove si svolgeva l'inizio di questo film, dove un pittore vendeva i suoi quadri. I quadri noi li abbiamo in fotografia. Ritorniamo dalla fontana. La fontana è un'immagine importante per questo film perché è la prima immagine che si vede dove un fantomatico turista beve a questa fontana. E qui abbiamo le immagini. Innanzitutto voglio far vedere questi quadri. Questi qua sono i quadri che nella pellicola originale vengono raffigurati, vengono messi in vendita da questo pittore. Ora vi facciamo vedere qualche immagine importante. E se per caso in qualche mercatino dell'usato addocchiate magicamente uno di questi quadri, mi raccomando, fatecelo sapere perché a noi questo interessa molto. Se volete sapere chi era il regista, chi erano gli interpreti, insomma tutti questi piccoli dettagli, visitate la pagina Facebook La romantica storia di Amedeo che volava.